Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Mixer Remix. Cosa sto facendo? Sto togliendo la pellicina che ricopre il diaframma. Poi vi spiego bene cos'è questo muscolo. Comunque l'ho staccata un pochino con il coltello, un coltello ben affilato. Adesso appoggiando la mano qui e tirando si staccherà tutta. Se provate a tirarla, mettete il coltello qui. Lo premete bene e tirate indietro, così non si strappa la fibra, perché come vi ho detto è molto tenera questa carne. Ve l'ho detto, eh? Sì, ve l'ho detto, è tenerissima. Ecco fatto, non è un'operazione difficile. Adesso vado a togliere anche quella dall'altra parte. Stesso tipo di operazione. Benissimo, ecco fatto. Come si prepara il diaframma? Allora, si può fare alla brace, ottimo alla brace. Anche alla piastra si può cucinare oppure si possono usare per tritato per fare il ragù alla bolognese, anzi è proprio la carne che dovrebbe essere usata per fare il ragù alla bolognese. Solo che sulle ricette poi magari non la leggete questa cosa, perché è una carne molto tenera, molto irrorata di sangue, è una carne che ha molto ferro e anche ha vitamina B12. Si presenta anche bene per quello, eh. Comunque se volete la potete fare a pezzi oppure mettere intera sulla griglia. Prima magari mettete dell'olio, cospargetela di sale grosso, la passate sulla griglia o sulla piastra 3 minuti per parte. Deve essere un pochino al sangue, non deve essere cotta, cotta, insomma. È una carne che resterà tenera. Poi prima di servirla basterà fare dei tagli. Così trasversali, vedete com'è la fibra della carne? Ecco, dei tagli trasversali alla carne in modo da tagliare la fibra e poi dopo buon appetito. Comunque quando sarà Ve l'ho pronta poi detto ve che la mi faccio piace molto vedere. questa parte. E per cui cosa ho fatto? Ne ho trovati quattro e quattro presi. Adesso li ho preparati. Devo preparare l'ultimo e poi ho finito. Ho fatto? La pelle si è staccata tutta, vedete? Ed è restato solo il diaframma. Mi raccomando, non togliete il grasso, eh. Cioè, se non vi piace il grasso, non prendetela proprio, perché è impossibile, tra l'altro, toglierla. C'è una parte del diaframma che è un po' più stretta e anche un pochino più bassa alle volte. La potete anche usare per gli involtini, come dicevo, semplicemente assottigliandola, tagliandola praticamente a metà, eh. Con un bel coltello affilato ce la fate. Ecco qua il diaframma. L'ho preparato per metterlo sulla griglia. Ho messo del sale grosso, pepe macinato al momento, un filo d'olio. È sufficiente quello? Tiralo via. Ecco qua che bello il diaframma cotto e impiattato. Ecco qua il diaframma nel piatto. È pronto, buonissimo. Buon appetito a tutti. Mettete un like sul canale. Grazie, ciao.